presidio questa mattina in consiglio regionale dei dipendenti del compartimento dell'ANAS per la protesta contro la decisione dell'accorpamento con l'Abruzzo. L'eurodeputato di Forza Italia Aldo Patriciello ha presentato la sua candidatura nella sua agenda programmatica all'impegno per il Mezzogiorno ed i giovani. Voucher per la digitalizzazione e le imprese, c'è tempo fino al mese di luglio per partecipare al bando indetto dalla Camera di Commercio. La Magnolia travolge l'Umbertide nei quarti di finale per la promozione in A1, mercoledì la semifinale a Bologna, per il calcio retrocede invece l'Isernia. Buongiorno, buon lunedì e ben ritrovati con l'informazione di TLT Presidio. Questa mattina al Consiglio regionale dei dipendenti del compartimento dell'ANAS che, accompagnati dai dirigenti sindacali, protestano per la decisione di accorpamento con l'Abruzzo. Vediamo. Sindacati e dipendenti ANAS sul piede di guerra per evitare il progetto di riorganizzazione societaria che prevede l'accorpamento dell'area compartimentale ANAS del Molise con la Regione Abruzzo, nonché il trasferimento dei centri decisionali verso l'Aquila. Nasce qui la protesta che si è esplicata con un primo presidio davanti e dentro la sede del Consiglio regionale. Non si capisce per quale motivo, ma diciamo che in tutto questo, secondo me, la politica molisana ha delle responsabilità forti. Non si riesce a guardare al di là del proprio, come dire, piccolo orticello, e quindi non si guardano ai temi di una certa importanza che riguardano tutta la collettività, come il compartimento di Campobasso dell'ANAS, che vogliono accorpare all'Abruzzo. E non si capisce perché. È un compartimento che ha più strade di tanti altri compartimenti che pure rimangono autonomi, hanno autonomia gestionale e possono fare le cose in maniera, possono gestire le strade, la manutenzione, le nuove opere, le emergenze in maniera molto più funzionale che la nostra, che qualora venissimo accorpati, insomma. Mancando la filiera dirigenziale, tutto i processi diventano più lunghi, e tutto a discapito della funzionalità e in particolar modo delle emergenze di cui si deve tener conto, perché il Molise è un territorio soggetto ad emergenze, frane e scoscendimenti, insomma è un territorio orograficamente difficile, quindi in caso di emergenza noi non possiamo aspettare che i processi decisionali ci arrivino da un'altra regione, devono essere gestiti dal Molise, devono essere gestiti. Questo è nell'interesse proprio dei molisani, non altri, insomma, e questo è il punto. E sconcerto per la morte di Don Giovanni Diodati, il parroco della chiesa di San Paolo e di San Bartolomeo a Campobasso. Don Giovanni Diodati per un ventennio è stato il cappellano della questura del capoluogo e della scuola di polizia Giulio Rivera. Conosciutissimo in città, era soprattutto il parroco dei giovani, da sempre guida spirituale degli allievi della Polizia di Stato che si sono succeduti presso l'istituto di formazione. I funerali si terranno oggi alle 17 alla chiesa di San Paolo. E punta la riconferma come parlamentare europeo Aldo Patriciello, che ha raccolto i suoi sostenitori per spiegare loro le ragioni della sua ricandidatura nel suo programma L'impegno per il Mezzogiorno e per i giovani. Sentiamo. L'europarlamentare molisano Aldo Patriciello, da 15 anni nel Parlamento d'Europa, chiede un ulteriore appoggio elettorale ai suoi votanti per trovare un altro mandato e tornare ad impegnarsi del suo mezzogiorno e soprattutto dei giovani che chiedono lavoro e di restare nella loro terra. Questo e tanto altro nel bagno di folla con cui è stata accolta la sua presentazione ufficiale in Molise. La concretezza è la parola più importante. Io credo che oggi è finito il tempo di parlare. Noi abbiamo bisogno di agire, meno parole, più concretezza. Il mondo imprenditoriale, il commercio, l'artigianato, i piccoli imprenditori che sono il tessuto portante della nostra economia hanno bisogno di sapere domani mattina qual è il loro destino. I giovani non vogliono il reddito cittadinanza, vogliono lavoro.
non vogliono sentirsi i giovani di Serie B, ma chiedono alla politica, con la P maiuscola, risposte chiare, immediate. E solo con l'Europa, un'Europa nuova, dinamica, moderna, un'Europa più efficiente, possono avere le risposte. Noi dobbiamo riagganciarci all'Europa. Dobbiamo tornare ad essere la parte, la locomotiva del paese, non solo, ma dobbiamo essere il paese in Europa che abbia un ruolo traino, un ruolo importante, un ruolo guida come lo siamo stati negli anni precedenti. Per fare questo c'è bisogno di più Europa, un'Europa più moderna, un'Europa cambiata. Dobbiamo affrontare le emergenze del momento, nella fase in cui la geopolitica è cambiata. C'è una fase di emergenza dovuta all'immigrazione, un'emergenza del terrorismo, un'emergenza dell'economia, l'emergenza del lavoro, sono i quattro pilastri fondamentali su cui l'Europa si deve confrontare. Per fare questo c'è bisogno di meditazione, di mediare all'interno dell'istituzione le cose da fare. Non possiamo isolarci, non dobbiamo andare da soli, dobbiamo fare alleanze con gli altri governi, dobbiamo essere una cosa unica soprattutto col paese del Mediterraneo, e con il Mediterraneo noi ci ritroviamo, con la Francia, con la Spagna, col Portogallo, con la Grecia, con la piccola Malta, e con loro che dobbiamo fare il sistema, perché insieme a loro siamo capaci di cambiare l'Europa, non di contrastare la linea tedesca che è alleata con i paesi, con la Polonia, con la Romania, con quei paesi, diciamo il fronte ex-est, ma noi dobbiamo fare, diciamo, corpo e dobbiamo fare sistema all'interno dell'Europa per governare questo cambiamento che tutti vogliamo. Cosa mi aspetto? Cosa voglio dire? Io dico una sola cosa ai miei concittadini, ai miei amici, a coloro che da 15 anni mi danno fiducia per giungere e per andare a sedere sui banchi degli scanni del Parlamento europeo. Allora dico una sola cosa, di continuare ad essere me stesso, di continuare nel mio modo, nel mio pragmatismo, nella mia concretezza, e continuare a rappresentare il Mezzogiorno d'Italia in Europa, perché credo che ce n'è bisogno. Io non conto i voti, mi faccio voler bene dalla gente, interpreto quello che è la voglia dei cittadini del Sud, cerco di essere portatore della progettualità in Europa, poi i voti si contano dopo me prima. Mercoledì 8 maggio il vice premier Luigi Di Maio sarà a Campobasso insieme ai candidati alle elezioni europee e alle amministrative del Movimento 5 Stelle. L'appuntamento è previsto per le ore 19.30 in piazza Gabriele Pepe del capoluogo. E alla presenza dei presidenti e dei centri anziani del Molise alla sede di Palazzo San Giorgio a Campobasso ci sarà la presentazione della quinta settimana del buon invecchiamento. Cambiamo adesso argomento e parliamo dell'aumento del biglietto del trasporto pubblico regionale. Iniziano i primi malcontenti da parte della politica e dei cittadini. L'assessore Vincenzo Niro spiega però i motivi dei rincari. Vediamo. È di pochi giorni la notizia dell'aumento del circa 40% del costo dei biglietti per il trasporto pubblico regionale, tanto che non sono tardati ad arrivare i primi malcontenti. Ad allertare la popolazione è stata per prima la consigliera regionale d'opposizione Micaela Fanelli. Secondo una prima stima, dice, a Campobasso, a Termoli, da giugno l'abbonamento dovrebbe passare da 51,25 euro a 71,39 euro. Da Campobasso a Roma il biglietto da 15,20 euro a 21,17 euro, cifre queste che non hanno fatto di certo piacere soprattutto ai cittadini e numerosi pendolari che ogni giorno prendono tali mezzi per raggiungere posti di lavoro o di studio. Anche il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico hanno iniziato presto ad esprimere giudizi negativi in merito all'ultima decisione presa dalla Giunta Toma. A rispondere a questa situazione però ci ha pensato l'assessore Vincenzo Niro, dicendo che tale iniziativa è stata presa per evitare un aumento ulteriore delle tasse per tutti. Ribadisce però che anche tale decisione è ancora tutta da verificare e che non riguarderanno certo tutti i gestori, insomma ancora nulla di fatto. E proprio ad un anno dal governo regionale di Donato Toma peggiorano lavoro, sanità e trasporti mentre aumentano i costi della politica. Queste sono state le considerazioni del Partito Democratico. Il Consiglio regionale ricorda il partito ha approvato l'aumento appunto del 40% delle tariffe del trasporto pubblico locale su gomma e su ferro, un provvedimento che scatterà molto probabilmente dal prossimo 15 di giugno. Tale attività va a svantaggio delle fasce più deboli della popolazione, colpendo pesantemente studenti, lavoratori, pendolari e persone malate che viaggiano per curarsi e che già si trovano a fronteggiare quotidianamente servizi inadeguati ed inefficienti.
E da domani a Campobasso invece ci sarà il secondo corso di formazione per tutori volontari per minori stranieri non accompagnati, organizzato dal Garante regionale dei diritti e della persona. Sono 30 i molisani interessati ad acquisire le conoscenze necessarie per svolgere a titolo volontario e gratuito il delicato ruolo di tutori dei minori arrivati senza l'accompagnamento. In Molise, ricordiamo, i bambini sono meno di 100 e necessitano di un sostegno morale oltre che materiale. E parliamo di voucher per la digitalizzazione delle imprese. C'è tempo fino a luglio per partecipare al nuovo bando della Camera di Commercio, disponibili complessivamente 50.000 euro. Vediamo. Dalla Camera di Commercio in arrivo per le aziende 50.000 euro da investire in progetti di digitalizzazione che utilizzano le tecnologie abilitanti di Impresa 4.0, un bando ad hoc che prevede 30.000 euro destinati alla misura A, cioè progetti indirizzati all'introduzione delle tecnologie abilitanti e complementari, i cui obiettivi e modalità realizzative siano condivisi da più imprese, da un minimo di 3 ad un massimo di 20. 20.000 euro invece riservati alla misura B per progetti presentati da singole aziende. Ogni voucher avrà un importo massimo di 10.000 euro a fronte di un investimento minimo da parte dell'impresa di 5.000 euro. Quest'anno, rispetto alle scorse edizioni, ci sono importanti novità per la spendibilità delle risorse assegnate. I voucher potranno infatti essere investiti non più solo in formazione e consulenza, ma anche per l'acquisto di nuove tecnologie, macchinari e software 4.0 da inserire in azienda fino ad un massimo del 50% delle spese ammissibili. A pena di esclusione, le richieste di voucher dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC, con firma digitale all'indirizzo cia.molise@legalmal.it. Le stesse potranno essere inoltrate fino alle ore 21 del 15 luglio 2019. Ulteriori informazioni inerenti il PID e il bando sono reperibili sul sito camerale alla sezione Servizi per le imprese digitali. A San Potito Sannitico, in provincia di Caserta, domani pomeriggio è previsto un incontro organizzato per mettere in rete le istituzioni comprese tra Campania e Molise interessate dalla costituzione del Parco regionale del Matese. Nel corso dell'appuntamento sarà presentato un protocollo d'intesa che mira a lavorare sulla perimetrazione dei nuovi confini, la categorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici, gli interventi per la valorizzazione del territorio e la pianificazione del sistema e dei trasporti a supporto delle attività del parco naturale. E si terrà al Santuario dell'Addolorata di Castelpetroso domenica 12 maggio la festa regionale delle Proloco Molisane. Alle ore 10.30 ci sarà la Santa Messa solenne in Basilica, animata dal coro di Castelpetroso. Alle ore 11.30 presso l'Auditorium Basilica Minore dell'Addolorata ci sarà invece il convegno sul tema cultura, storia e tradizioni del Molise, il ruolo Proloco nella promozione dello sviluppo turistico della regione Molise. Vediamo adesso le previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Per vederci chiaro, Ottica Desiato, in via Estonia 41A a San Salvo e via Acqua Santi Anni 5 a Trivento. Cielo coperto oggi sul Molise con rovesci temporaleschi. Le temperature sono comprese tra i 3 gradi la minima a Campobasso ed i 16 gradi la massima a Termoli. Valori climatici in lieve rialzo. Domattina sulla regione è previsto un miglioramento lieve delle temperature. Mare da molto mosso a poco mosso. Musica.
Romagnoli a Campobasso travolge l'Umbertide nella gara di ritorno dei quarti di finale per lo spareggio promozione nella pallacanestro femminile di A2. Al Palavazzieri termina con un sonoro 78-45 per le rossoblù molisane. Il commento a caldo del tecnico di casa Mimmo Sabatelli, sentiamolo. Mimmo Sabatelli, doveva essere la partita perfetta, così è stata. Sì, doveva essere una partita dove non potevamo sbagliare nulla e così è stato. Io credo che oggi le ragazze hanno dimostrato di avere un grande cuore, perché non sono stati mesi facili e soprattutto questi ultimi giorni non erano affatto semplici per noi. Ci siamo guardati in faccia, abbiamo stretto i denti e ci eravamo fatti una promessa oggi di dare il massimo. Però veramente oggi hanno superato ogni veramente c'è stata una partita incredibile, quindi sono orgoglioso di questo gruppo. Sfatato il tabù Umbertide al quarto tentativo. Sì, con una grande prestazione, loro è la nostra bestia nera e questa cosa ci ha creato ulteriore sofferenza, erano quelle che ci avevano tolto il primo posto che dall'inizio dell'anno avevamo, quindi mentalmente non era una partita facile, loro erano un po' più avvantaggiati oggi. Però ripeto, questa squadra oggi ha preso cuore, energia e testa da questo pubblico fantastico che veramente ringrazio la società e il pubblico, perché veramente questa città merita qualcosa di ancora più grande. 33 punti di vantaggio al termine, alla sirena, vi dà maggiori certezze per affrontare la semifinale? Ma le certezze noi le avevamo di essere una squadra forte, è normale che quando poi viene il periodo nero bisogna essere bravi a superarlo, forse noi ci abbiamo messo un po' più di tempo, però credo che l'abbiamo fatto nella partita più importante della stagione, nella partita dentro fuori, e oggi veramente queste ragazze hanno dimostrato di avere un grandissimo carattere. Adesso ci godiamo questa partita, ci godiamo questa vittoria. La Magnolia incontrerà in semifinale il Bologna, che ha superato ai quarti i toscani del San Giovanni Val d'Arno. Prima sfida in casa emiliana mercoledì, dopodomani. Nell'altra semifinale si affronteranno Civitanova Marche e Palermo, sempre mercoledì 8 maggio. E il Cesena torna tra i professionisti in Lega Pro, l'Isernia invece retrocede in eccellenza. All'Agnonese sfiderà la Vastese sul terreno dell'Aragona domenica prossima per restare in Serie D. Vediamo i risultati e la classifica dell'ultimo turno. Ultima giornata in Serie D, Girone F, Samaurese Capobasso 2-1, Castelfidardo Montegiorgio 2-3, Forlì Recanatese 2-0, Francavilla Savignanese 2-2, Matelica Isernia 1-1, Limpiagnonese Vastese 3-2, Real Giulianova Cesena 1-1, Avezzano Pineto 1-0, San Giustese Iesina 2-1, Sant'Arcangelo San Nicolò Notaresco 3-2. Cesena ritorna in Serie C con 83 punti, Matelica 80, Recanatese 63 punti, Pineto 62, San Giustese 61, Francavilla 60 punti, San Nicolò Notaresco 54, Iesina e Montegiorgio a 51, Samaurese 49, Savignanese 48, Campobasso 47 punti, Real Giulianova 44, Forlì 43, Avezzano e Vastese a 42 punti, Olimpiagnonese 39, Sant'Arcangelo 37, Isernia e Castelfidardo retrocedono in eccellenza. Dinanzi al pubblico amico, l'Agnonese si aggiudica 3-2 l'incontro al cospetto della Vastese. Domenica ai campi invertiti ci sarà lo spareggio salvezza. Vediamo. L'Agnonese inguaia la Vastese nei play-out, sfoderando nell'ultima partita del campionato regolare una prestazione fatta di solidità e bel gioco dinanzi ad un ottimo e caloroso pubblico. Pomeriggio freddo e ventilato al Civitelle, a riscaldare l'ambiente ci pensano le rispettive tifoserie. La posta in gioco è molto alta, i Granata di casa cercano il miglior piazzamento possibile nella griglia per la salvezza, gli adriatici punti necessari per evitare il baratro.
Alla fine avranno ragione i molisani di Antonio Meco Monaco, che si riaffida al 4-3-3 con gli ingressi dal primo minuto di Araldo in difesa e Barbato nel terzetto in mediana. Papagni per la Vastese preferisce inizialmente il 5-3-2, il cannoniere Leonetti tenuto prudenzialmente in panchina. La gara inizia a fare spenti, poi al quarto d'ora l'uscita suicida di Maraolo che frana addosso al compagno di squadra albanese. Sciba quasi non crede al regalo impacchettato dagli avversari e deposita la sfera nella porta spalancata per il vantaggio biancorosso. I locali hanno subito un sussulto e Albanese si vede respinta la palla sulla linea di porta dal colpo di testa di Stivaletta, posizionato al punto giusto con Patania superato. Minuto 21, l'Olimpia tira fuori le unghie e spinge all'indietro gli avversari. Formuso a tu per tu con il portiere ospite si guadagna un fallo da rigore commesso da Iarocci. Il fischietto pisano Giuseppe Vingo indica la massima punizione. Dagli 11 metri si incarica di battere Capitan Ricciardi. Patania è costretto a capitolare. Le squadre sono raccolte in pochi metri. Continui movimenti a centrocampo dei molisani mettono a disagio la Vastese, ormai incapace di reagire alla marea granata. Poco prima della mezz'ora, incursione da fondocampo di Ricciardi. Nessuno dei suoi raccoglie però l'invito. Allo scoccare del 45esimo, Corbo si inserisce a destra. Il centrale di difesa del Duca, postato nell'area piccola, tocca la palla nella propria porta. Patania è spiazzato e la sfera si infila lentamente nel sacco. Il primo tempo termina 2-1 per i locali. Nella ripresa partono bene i molisani, ancora taglia tutta l'area, non ci crede Formuso, il cuoio sfila via sul fondo. Mister Papagni butta dentro Leonetti e Cardinale per Stivaletta e Russo, ma è di nuovo l'Agnonese minacciosa all'ottavo. Ancora semina il panico a sinistra, Barbato va al tiro, salva in corner sulla conclusione violenta, Sbardella. La Vastese con il trascorrere dei minuti si fa più propositiva, Maraolo si ritrova la palla tra le braccia con un po' di fortuna. Dall'angolo di Capellupo, Sciba conclude a botta sicura ma centrale. Siamo al minuto 19. Gli ospiti sono in crescita e provano a sfruttare meglio il vento alle spalle. Ancora il centravanti Sciba impatta il sinistro sulla traversa. Brividi per Maraolo. I Granata riordinano le idee e tornano ad essere pungenti. Discesa irresistibile del solito Ribeiro che accarezza la palla. La traiettoria inganna Patania e Formuso deve solo appoggiare di testa in rete. Sul 3-1 Meco Monaco richiama proprio Formuso per un difensore centrale cassese. Il tempo trascorre inesorabile e dal solito calcio piazzato di Capellupo coglie il palo più lontano Leonetti. È il preludio alla marcatura dello stesso numero 19 in Mischia che riduce le distanze. Inutili gli assalti negli ultimi 5 minuti di recupero. L'Agnonese mette in cassaforte i 3 punti. Domenica 12 si replica allo stadio Aragona di Vasto per una partita da dentro o fuori. I biancorossi potranno contare nello spareggio salvezza sul campo amico e su 2 risultati su 3. E non basta il cuore e la determinazione all'Isernia sul campo della vice capolista Matelica. Finisce in parità 1-1, un risultato che condanna i molisani alla discesa in eccellenza. Vediamo. Al Giovanni Paolo II Matelica e Isernia hanno bisogno di vincere per coltivare le proprie opposte speranze in attesa che anche i risultati degli altri campi sorridano alle due formazioni. Il tecnico di casa Tiozzo, senza Riccio, sostituito da De Luca, lascia Florian in panchina scegliendo Dorato come terminale offensivo. Arbitra l'incontro il signor Picchi di Luca. L'avvio di gara è di marca biancorossa con i padroni di casa che provano subito a spingere. Al quarto la punizione di Bugaro illude il pubblico dando la sensazione della rete, ma la sfera esce di pochissimo. Un minuto dopo Margarita scappa sulla sinistra e dal fondo crossa preciso sul secondo palo per Dorato che di testa però manda al lato. Al nono ancora Dorato libera il tiro dai 20 metri e chiama del giudice al primo intervento della gara. Un minuto dopo si affaccia in avanti l'Isernia ma il colpo di testa di schiena non spaventa Vella. È sempre la squadra di Tiozzo a tenere in mano le redini e l'incontro e va vicina al vantaggio al 21esimo, ma del giudice è miracoloso prima a salvare in tuffo sul forte diagonale di Bugaro, poi respingendo la ribattuta di Margarita. La sfera finisce a Pignat che può battere libero a centro area ma manca clamorosamente il bersaglio.
Al 27esimo la conclusione di Losicco trova pronto alla respinta del giudice, mentre l'Isernia si rivede al 29esimo. Romano riceve in posizione favorevole, ma allarga troppo il diagonale che sfila al lato il palo sinistro di Avella. Ultimo acuto della prima frazione è ancora dei marchigiani. Al 37esimo Bugaro prova la girata al limite, ma viene contrastato in angolo. Losicco mette in mezzo alla bandierina, del giudice allontana con impugni, raccoglie ancora Bugaro che ci prova da fuori, innescando una serie di carambole di cui il Matelica non riesce però ad approfittare. I risultati degli altri campi iniziano a spegnere le speranze del Matelica, mentre l'Isernia capisce che solo la vittoria le può permettere la permanenza in Serie D. Romano, ben servito in profondità, cerca il diagonale senza inquadrare lo specchio. Al quarto, la punizione di Losicco nel mucchio trova la testa di Dorato, che però manda oltre la traversa. La formazione di casa continua a spingere, ma l'Isernia ora trova più spazi per il proprio contropiede, come al decimo, quando sugli sviluppi di un tiro alla bandierina il Matelica reclama per una trattenuta in area. Il direttore di gara lascia correre e l'Isernia parte in contropiede con Romano, che arriva di fronte ad Avella e prova a superarlo, ma il portiere di casa si salva in due tempi mandando in corner. Sugli sviluppi del secondo angolo dei molisani, Barretta stacca bene ma non trova la porta. È ancora il Matelica a rendersi pericoloso al 14esimo. Cross di Bugaro per la testa di Dorato, che schiaccia bene sul primo palo, ma del giudice si supera e manda in angolo. Tiozzo opera tre cambi in rapida successione, mandando in campo Melandri, Florian e Favo per Dorato, Bugaro e Pignat, ma al 27esimo un'incomprensione proprio tra il neoentrato Favo e Losicco su uno scambio al momento di una punizione consente all'Isernia di trovare spazio per il contropiede di Ciccone, che è arrivato ai 25 metri, libera il destro che sbatte sulla faccia interna del palo e termina la sua corsa alle spalle di Avella per l'1-0 degli ospiti. La reazione del Matelica non si fa attendere, proprio lo stesso Favo si fa perdonare. 60 secondi più tardi Melandri trova spazio sulla sinistra e crossa sulla sponda di Angelilli. Irrompe Favo che, forza, spedisce in rete per l'immediato pareggio. Saltano tutti gli schemi con le due formazioni che attaccano a testa bassa. Il Matelica trova più varchi a 10 al termine. Margarita riceve un buon pallone sulla sinistra, controlla ma non trova il tempo per la battuta, così come anche Florian. Alla fine arriva Melandri, murato un corner. Gli animi si accendono nel finale quando Florian viene steso in area dall'uscita di del giudice. Il Matelica chiede il rigore, ma Picchi rileva una posizione irregolare dell'attaccante di casa. Vibranti le proteste dei biancorossi con Tiozzo allontanato dal campo dal direttore di gara. Negli ultimi minuti l'assalto all'arma bianca delle due squadre per portare a casa i tre punti frutta occasioni da ambo le parti, ma gli attaccanti delle due formazioni non riescono a trovare la stoccata decisiva e dopo 5 minuti di recupero Picchi sancisce la fine delle ostilità con l'Isernia, che si deve arrendere alla retrocessione in eccellenza molisana. Mastica amaro anche il Matelica, che nonostante un campionato straordinario e 80 punti conquistati resta alle spalle della corazzata cesena. Il Campobasso di Massimo Bagatti conclude con una sconfitta a San Mauro Pascoli la sua avventura in questo torneo di Serie D, 2-1 il finale in favore dei romagnoli. Vediamo. Ultimi 90 minuti della stagione, l'epilogo di un anno intenso, ricco di emozioni da ricordare e altre che fanno crescere. Dallo stadio Macrelli di San Mauro Pascoli è tutto pronto per l'anticipo della 38esima giornata di Serie D Girone F. Questa è San Maurese e Campobasso, l'arbitro fischia all'inizio, si comincia. Giacobbe avanza, palla al piede, si scarta un giocatore, il tiro di Giacobbe, lambisce il palo. Alla destra di Isa, Tommasini si gira, cerca di accelerare adesso il gioco del Campobasso con questo lancio lungo con Cogliati, in pressione Cogliati che entra in aria, Cogliati Isa! Morese adesso che entra in aria e c'è calcio di rigore, fallo di Tommasini. Zuppardo contro Cutrupi, parte Zuppardo, c'è il vantaggio della San Maurese, segna il numero 9, pallone da una parte, Cutrupi dall'altra e la squadra locale si porta in vantaggio. Pronto la battuta del corner, il pallone entra in aria, attenzione Cutrupi, poi la traversa e il tapin vincente, ma c'è fuori gioco. Alza la bandierina il guardialine, tutto da rifare per la San Maurese, si rimane sull'1-0, si rientra negli spogliatoi con l'1-0 a vantaggio della San Maurese. Cogliati che prova ancora a servire un compagno, trova Danucci, un
Francesco Della in aria questo pallone, il colpo di testa e ancora buono, no, Alessandro è in fuori gioco, colpo di testa era di Antonelli, una battuta veloce ed è così, attenzione Leto, il tiro di Leto, la respinta in angolo di Isa, grande bordata dalla distanza di Davide Leto, tiro di Slamai, Isa riesce senza problemi a bloccare il pallone indirizzato in porta dal numero 10 rosso-blu. Leto, il cross al centro dell'area, il colpo di testa e c'è il gol di Kevin Magri a dimezzare lo svantaggio al 43esimo minuto del secondo tempo. Il campo bassano Kevin Magri, lui a siglare la rete qui a San Mauro Pascoli. Leto, parte adesso il cross, il colpo di testa e per un soffio ancora la possibilità per Leto, il cross al centro, il colpo di testa, la traversa, poi l'arbitro ferma tutto per fuorigioco, ancora Kevin Magri di testa, grande cross di Davide Leto ed espulsione per Kevin Magri. Espulsione davvero ingenerosa, probabilmente un contrasto troppo veemente ravvisato dall'arbitro. Attenzione, c'è ancora possibilità per il Lupo di riportarsi in avanti, tiro, ma l'arbitro fischia qui la fine dei giochi, si ascolta il triplice fischio che chiude la stagione, il Lupo saluta il campionato con una sconfitta probabilmente ingenerosa. Abbracci e applausi in ogni caso per la chiusura del sipario. Ultimo turno di campionato anche in eccellenza e promozione, Vasto Girardi e Comprensorio Vairano brindano alla vittoria dei rispettivi gironi. Vediamo. Trentesima e ultima giornata anche in eccellenza, Acli e Campo di Pietra, Pietra Monte Corvino 3-1, Allife Guglionesi 2-8, Termoli Sesto Campano 0-5, Matese Vasto Girardi 1-3, Gambatesa Boiano 1-1, Roccasicura Treppini Matese 2-3, Roseto Frentania 2-0, Venafro Olimpiariccia 3-1. Per una classifica conclusiva che vede il Vasto Girardi a 84 punti, Roseto 61, Boiano e Sesto Campano 58 punti, Venafro 54, Roccasicura 50, Treppini Matese 45, Real Guglionesi 44 punti, Acli e Campo di Pietra 43, Termoli 40, Pietra Monte Corvino 36, Frentania 31, Olimpia Riccia 26 punti, Gambatesa 25, Matese 21, Allife meno 1. Ultima giornata, trentesima in promozione, Don Chissagnone Campobasso 1919 3-1, Ribali Mosani Chieuti 0-0, Capriatese Castel di Sangro 2-0, Baranello Cliternina 5-0, Biccari Termoli 2016 1-0, Sant'Eliana, Comprensorio Vairano 2-5, Spinete, Polisportiva Fortore 2-0, Trivento Aurora Ururi 1-1. Comprensorio Vairano 78 punti, Capriatese 73, Baranello 63 punti, Biccari 50, Don Chissagnone 46, Ripali Mosani 44, Castel di Sangro 43, Trivento 39 punti. Sant'Eliana 36, Termoli 2016 e Campobasso 1919 a 34, Polisportiva Fortore 31, Chieuti 30, Aurora Ururi 27, Spinete 26, conclude la Cliternina 13 punti. E per oggi è tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.